Salve, buonasera a tutti. Tanto, tanto tempo, un pochettino. Bene. Mi preparerò una bella cosina questa sera. Fa caldo, abbiamo bisogno di cibi freschi che non ci affaticano mentre mangiamo, salutari, buoni, saporiti. E quindi ho deciso di fare una tartare di salmone con dei gamberi siciliani e viole siciliane, sempre crudo, sempre tutto abbattuto, mi raccomando. Quindi abbiamo il nostro salmone, i nostri gamberi. Ciao Laiza. Pomodorini gialli e rossi, datterini e pomodoro grappolo giallo. Basilico. Ciao. Prezzemolo. Poi prepareremo una salsina con il basilico, i pinoli e un pochino di sale, pecorino no, ovviamente. E un po' di limone che non manca mai, soprattutto con il pesce. E poi andremo a divorare il nostro piatto. Bene, un po' di insalata, con un po' di pomodori. Faremo una bella presentazione. Ciao Raimond! Buona serata. Ok, bene. Possiamo cominciare con il preparare la nostra salsina. Quindi abbiamo messo già del basilico. Metteremo dell'olio extravergine. Mi raccomando, extravergine. Mettiamo un pochino di pinoli, eccoli qua, i nostri pinoli, un pochettino di pepe, diamo un po' di carattere. Aggiunta di sale. Con questo andremo a condire il nostro biscottuolo. Andremo a condire la nostra tartare. Allora, un attimo, solo che metto gli occhiali. Antonella, grazie, mi fa molto piacere. Un bacio a tutti. Ah, saluto subito Roberta, così non se la prende se non riesco a leggere il suo messaggio. Quindi saluto Antonella, Liza, Raimon e Roberta, così non mi riguardisce, non ci viene nulla, saluto. Bene. Ok, quindi andiamo con il nostro cutter o con un frullatore a immersione, va benissimo. E andiamo a benissimo. Adesso aggiungeremo della scorza di limone e il limone spremuto. Quindi prendete un limone, questo è un limone di Siracusa, i nostri bei limoni profumati. Andremo ad appoggiare la nostra scorza. Si darà un buon profumo a tutto quanto. Dalla freschezza al nostro piatto e poi metteremo anche il succo che è essenziale per la nostra tartare.
poi aggiungiamo la nostra tartare. Benissimo, lo possiamo aggiungere. Bene. Ok. Allora, un attimo che metto gli occhiali, perdonatemi. Ciao Maria, salve anche a te. Ecco qua, ecco fatto, la nostra salsiccia è pronta. Adesso cominciamo, prendiamo un altro bel piatto con cui andremo a preparare la nostra tartare. Eccolo qua. Ciao Cesare! Bene, prendiamo il salmone, questo è stato già deriscato, ma fate attenzione comunque alle spine, mi raccomando. Ecco qua, l'abbiamo anche spellato. Prendiamo. Bene. Andiamo a preparare, andiamo a battere al coltello per preparare la nostra tartare. Benissimo. Il salmone lo abbiamo preparato. Allora, un momento che vi rispondo. Moreno. Grazie Moreno. Ciao Mario. Ok. Subito. Bene, adesso ci aggiungiamo del pomodoro giallo. Lo faremo a pezzettini. Consiglio, per tagliare il pomodoro io vi consiglio di utilizzare un coltello a seghetta, quello del pane per intenderci. Ciao Giulio, buona serata. Bene, l'aggiungeremo al nostro salmone. Adesso possiamo aggiungere un po' del nostro condimento. Ecco. Magari aggiungete anche un altro pochettino di sale. Andiamo
messo un pochino nel nostro condimento, però. Ecco qua. E abbiamo messo. Pizzichino di sale, ancora un po'. Ecco. Perfetto. Ok. E questa la lasciamo da parte. Bene. Quindi abbiamo messo il salmone e il pomodoro giallo. Adesso andiamo a pulire i nostri gamberi. Togliamo la carapace. Togliamo anche l'intestino, così li mangiamo tranquillamente. Ecco fatto. È una bella serata, non fa neanche tanto caldo, ti sta proprio bene. Se avete una scena particolare, ciao Jimmy, quindi volete fare una bella figura d'estate, caldo, non vi volete appesantire, quindi ecco qua, abbiamo tolto lo stomaco. Questo lo vedete delicatamente, eccolo qua, e lo togliamo. Anche questi qui adesso li mettiamo un attimo da parte. Adesso prendiamo la coppa pasta, il nostro piatto e cominciamo con mettere la tartare nel coppa pasta. Con il cucchiaio, il dorso del cucchiaio, fate in questo modo, compattate bene, in modo che quando andrete a togliere coppa pasta rimarrà bella su. Ok, benissimo. Ciao Po. Ciao. Aspetta, metto sempre gli occhiali. Ciao Jimmy. Ciao Bilal e ciao Po. Buonasera a tutti. Ok, quindi abbiamo preparato questo. Adesso i nostri pomodorini datterini. Utilizzeremo ed andiamo a, ecco qua, uno lo mettiamo così, ci mettiamo un po' di basilico, abbiamo detto che il nostro piatto, il principe di questa serata, è il basilico e noi lo utilizzeremo. Ok, adesso cerchiamo di comporre un pochino il piatto con quello che abbiamo a disposizione. Prendiamo il nostro pomodoro giallo, lo facciamo a fettine. Cerchiamo di dare un valore cromatico al nostro piatto. Cerchiamo di dargli
po' di colore. Ecco, visto? Abbiamo fatto un giro di colore al nostro piattino. Qualche pomodoro. Metteteli come più vi piace. Andremo ad aggiungere anche le nostre i nostri gamberi. Ciao Gamal! Ecco, mettiamo un po' di insalata. Di tartare un po' di insalata ci sta bene. Diciamo, il songino si presta molto bene per questo tipo di preparazioni. Adesso, voilà, abbiamo tolto la nostra e andiamo a mettere i nostri gamberi, metteteli come vi piace. Il nostro bel condimento, andiamo a mettere sugli gamberi. Distribuiremo. Poi semolo. Ecco fatto, un po' di freschezza e in ultimo abbiamo qua dei fiori essiccati edibili. Ecco fatto. Hanno un profumo eccezionale. Quindi avremo dato un tocco di colore e un tocco di profumo al nostro piatto. Bene, il nostro piatto, eccolo qua, è pronto. Profumato, elegante, saporito e salutare soprattutto. Bene, vi mando un saluto, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. E forse domani probabilmente farò un
un paio di ricette con la pasta fatta in casa. Se ci riesco, devo vedere come sono impegnata durante la mattina, vi farò dei tonnarelli fatti alla chitarra, un piatto con la bottarga e un altro con il pesto di basilico, quindi dei piatti abbastanza semplici e veloci. Vi do la buonanotte, un caldo abbraccio, un saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti!